Ringrazio brevemente per non togliere tempo alla discussione. Ringrazio la professoressa per la presentazione, gli organizzatrici, gli organizzatori di questa occasione per me personale di grande crescita formativa. E nella mia relazione, che è un tentativo di riflessione su quelli che sono dei temi intorno al, per così dire, macro tema di questa edizione di Odissea, cioè dividere persone. Sono un insieme di concetti, ma sono anche un insieme di possibilità di pratiche. Discipline del desiderio, che è la prima parte del titolo, si riferisce soprattutto in termini discipline a Foucault, che è stato citato anche nella precedente relazione. E la disciplina fa parte di una concreta, storicamente intesa società. La società disciplinare è la società che è stata analizzata da Foucault. La società disciplinare assume nuove forme, nuove facce, potremmo dire, anche nuove immagini, visto che l'immagine e le immagini sono. Le altre protagoniste finalmente hanno una cittadinanza attiva alle immagini. In una Sabbia Sculla e nella fattispecie in questa. Perché le immagini, insieme al desiderio, quindi ai desideri, sono state estromesse, è una lunga storia di misconoscimento, una lunga storia di cattività, nel pensiero occidentale, quindi nella storia del pensiero occidentale, a partire da Platone. Sono interdette le immagini, perché le immagini sono fonte degradata e da degradare di una conoscenza non razionale, non piena, imperfetta. Sono escluse dalla cittadinanza attiva, diremmo noi oggi, come i corpi delle donne, degli schiavi, quelli che nella nostra contemporaneità sono i corpi disabilitati dai meccanismi del potere di cui parlava anche l'altro professore. Persona ha un significato etimologico anche come di maschera. La maschera intesa anche come istanza sociale, come ruolo attivo sociale, e per questo io mi riferisco nel titolo al divenire maschera, rispetto anche al concetto di cittadinanza di cui parlavo poc'anzi. Ma persona ha anche un altro significato, cioè il significato di corpo. Nel vocabolario Treccani, questa è la declinazione della parola persona, un corpo inteso come individuo, non appartenente a una classe, a un genere, a una razza, a un sesso. Sembra quasi che nella parola persona ci sia un'indistinzione. Probabilmente nella parola e quindi nel nostro modo di concettualizzare c'è in realtà una complessità. Una complessità che non è resa attualmente, sia dal punto di vista delle riflessioni che interessano i saperi disciplinari, in questo senso specifici, nel dialogo tra la filosofia, la sociologia, la storia, nella appunto transizione che riguarda le discipline e che prevede poi un incontro delle discipline intorno a quello che sono, a quello che è molto di più di un tema. I corpi, quindi, sono i grandi esclusi, come il desiderio. E sono grandi esclusi dalle discipline, quindi dal progressivo disciplinamento del desiderio. L'altra faccia
di questa disciplina progressiva è la civilizzazione. Con la teoria della civilizzazione mi riferisco in particolar modo a quello che negli anni 30 ha teorizzato in un tentativo di sociologia processuale anche, Norbert Elias, quando appunto costruisce la teoria della civilizzazione basandosi sul progressivo autocontrollo dell'emotività, quindi sul processo progressivo di una razionalità che demanda in qualche modo tutti quegli aspetti di violenza, di non controllo, tutti gli aspetti pulsionali, perché Elias poi comunque si riferisce in quello specifico frangente anche al disagio della civiltà di Freud, quindi alle componenti pulsionali. A tutto ciò che non è controllabile. Questo processo di interiorizzazione, se vogliamo, di regole, di norme, di autocontrollo, è parallelo alla formazione di uno Stato unitario. Rawls, noi sappiamo che lo Stato di Leviatano ha questa caratteristica, in qualche modo, di essere una reazione, un costrutto unitario rispetto alla conflittualità, che invece era il sinonimo, no, della salute della Repubblica di Machiavelli. Una conflittualità che, appunto, secondo Elias, viene sempre più disciplinata interiormente e esteriormente nei comportamenti sociali. I comportamenti sociali quindi progressivamente vengono codificati e definiti rispetto a una norma. La costruzione sociale, politica, ma anche la costruzione teorica della norma prevede il suo contrario, tutto ciò che si oppone a quella norma. Sono i cosiddetti, direbbe Foucault, per citare Foucault, i cosiddetti anormali. Anormali sono il soggetto anche di un corso che Foucault tiene al Collège de France nel 1975 e delinea questa famiglia molto particolare, non di anormali, che contiene, per così dire, al suo interno, se molto quello che è metodo genealogico di Foucault, tutti quelli che sono indesiderati, tutti i corpi indesiderati, i corpi mostruosi, il corpo anomalo, il corpo deviante rispetto a noi. Queste polarità concettuali, di questo insieme di concetti, ho pensato che potrebbero essere lo spunto per una riflessione comune verso il significato etimologico della parola persona, per un processo di riconoscimento di quei corpi che sono stati esclusi, quindi non sono partecipi socialmente, non hanno una cittadinanza politica, a partire da Platone, e in forme sempre più pervasive fino a oggi. I corpi indesiderati sono i corpi che non hanno un'identità, perché restituiti senza nome e senza voce dal Mediterraneo, in una geografia sempre più simile a quella che abbiamo delineato ieri con il professor Barbetta, cioè con gli altri ospiti, rispetto a quel testo, appunto, che è stato dedicato, Maurice Blanc, in cui per la prima volta le immagini entrano al manicomio. Quando la fotografia riesce a essere un documento di un'istanza, in questo senso di verità, riesce a far vedere, a rendere visibili quei corpi che altrimenti non sarebbero visibili.
In queste giornate, i temi della visibilità per rendere visibile anche nei suoi aspetti più preoccupanti e pervasivi sono stati ampiamente dibattuti anche dal professor Vinale, anche per un passaggio fondamentale dalla società disciplinare, dalla società del controllo, verso quella che è la contemporanea società della prestazione, mi riferisco ad alcuni teorici come il Bauman, che dove c'è l'altro che il professor Binale ha citato, ma anche a Mark Fisher a proposito del destino. Mark Fisher è autore di un testo, Realismo Capitalista, in cui vengono affrontati teoricamente quelli che sono i processi contemporanei delle discipline del desiderio, i processi di colonizzazione, vorrei usare questo termine, sui corpi, a partire dall'esclusione della sfera, se vogliamo, del corpo con l'autonomo, sia occidentale, ma delle esclusioni fattive dei corpi nei luoghi di internamento. E nei luoghi di internamento che non hanno le sbarre di cui parlava la professoressa Monsomme, ma che hanno comunque forme di contenzione, hanno lacci, hanno farmaci. E se c'è un corpo di cui vorrei parlare oggi, e quindi di una storia, di una persona, nel riconoscimento del suo corpo e della sua singolarità, è il corpo di Francesco Mastro Giovanni. Francesco Mastro Giovanni del 2009, pochi anni fa, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania, dove poi è morto, legato a un letto, lasciato senza cibo, completamente abbandonato, ma ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'ospedale. Le immagini, in questo caso, le riprese, sono state diffuse in maniera capillare. L'evidenza della violenza, direbbe David Graeber, dei nessi di violenza strutturale sono le diseguaglianze sociali, per la classe morta, ma le diseguaglianze sociali e la violenza strutturale è talmente evidente che quello che è morto, oltre alla classe, è l'immaginazione. Perché il corpo ripreso dalle telecamere di Francesco Mastro Giovanni, chiamato in paese, al suo paese franco, e dei suoi alunni, perché era un maestro elementare, il maestro più alto del mondo. Un uomo descritto come mite, come tranquillo, ma per trasportarlo all'ospedale psichiatrico c'era stato un dispiegamento di forze veramente preoccupante. Ecco, io credo che la storia di Francesco Mastro Giovanni, che è la storia di Stefano Cucchi, sono le storie con nomi, ci sono state raccontate da Antoine. Sono i punti da cui ripartire per una riflessione che sia critica, che faccio in qualche modo spostare anche quelli che sono i limiti che noi abbiamo raggiunto dal punto di vista delle discipline e rispetto a come le discipline possano funzionare. Utilizzo questo termine in senso sistemico, quindi un sistema quello che riesce in qualche modo a
far arrivare a un equilibrio, quindi essere fattibile da un punto di vista politico. E un punto di vista politico ovviamente consente di lasciare la possibilità, e questo lo dico per riferirmi a Basaglia, di una fenomenologia politica che è un altro modo di riconsiderare questi poteri. Queste persone, indistintamente, ma uno è una alla volta.